Coppa Italia di Serie C. Benvenuti, bentornati allo Stadio Menti da Federico Pamponin. Davanti a un stadio, sbaglia però Bianchi, attenzione, palla dentro, il bravo Bizzotto, ma c'è dalle retrovie l'incursione, poi il tiro in due tempi, Albertazzi chiude. Traversione intanto da Fessina con Granocci che prolunga, poi per Steffè che può calciare, cerca l'incrocio dei pali, palla sul fondo. Frustrato per non essere riuscito ad andare al traversone, alle spalle verso Oliviero che la mette dentro, colpo di testa della Triestina, poi la respinta di sinistro in area piccola e poi sotto porta, gran lavoro di Matosevic, pallazione Paoligno, palla che filtra sotto porta, la Triestina in vantaggio, ha segnato al 27esimo di gioco su un bel cross a schema, Guido Gomez, la rete dell'ex Renate porta in vantaggio la Triestina dopo 27 minuti. Palla intanto sempre nella stessa zona, questa volta ritorna per Liviero che può andare a crossare, la finta per metterla sul destro, dentro e sotto misura Arma e poi ancora la deviazione, ma ci sarà fallo di fondo. Quando è entrato Van de Putte che può andare a metterla al centro sul primo palo, palla sotto la porta, incredibile, l'ultimo tocco è della Triestina. Uno dei giocatori parte, Arma, esplode il Menti, pareggio di Rashid Arma che ancora una volta fa centro contro i suoi vecchi compagni. Rashid Arma porta sul pareggio questa sfida. Il giocatore biancorosso fresco, palla attenzione intanto su Guerra che manca la sfera, poi Zonta non se la sente di calciare. Riparte allora Scoppa, traversone dentro per Van de Putte che sperava questo pallone da tempo, se la alza Salaniti, un tocco favorisce Vicenza che va in rete e fa festa, il vantaggio del Vicenza con Alberto Tronco, grandissima la conclusione in area di rigore, elaborata la manovra biancorossa con Van de Putte che scalpitava per il cross, gli è arrivata la palla, l'ha messa al centro Salaniti, ha fatto un lavoro sporco di grande sponda e l'ha messa poi per Tronco. Giorico fa bene a smarcare sulla fascia, palla dentro per il colpo di testa di Gomez che la mette in area piccola verso Granocce, incredibile. Pasini che ha anche la forza di salire in avanti per affiancare ancora la partenza in posizione regolare di Guerra. Uno contro uno, Guerra e la palla in rete e Vicenza la chiude. Simone Guerra, 3-1 Vicenza, non lascia scampo Matosevic. Gran pallone nato da una palla riconquistata. La squadra di Di Carlo ancora per altre soddisfazioni, attenzione però c'è Costantino che vede il portiere fuori dai pali, Albertazzi la tiene e con la manona la mette in angolo. E ecco qua il triplice fischio, l'Arena Rossi Vicenza passa ai quarti di finale, batte 3-1 una combattiva Triestina che però si è dovuta arrendere nei tempi supplementari con le reti di